ti chiediamo grazia vieni e ripulisci il cuore o oh, noi vogliamo te voglio stare con te dove tu sei restare alla tua presenza voglio sky che io faccio Dio, dimmi che buona la mia vita e tu ah, oh Dio e tu ah, seguirò

Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, i primi nove versi. E a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, tutta la nostra ubbidienza, come risponde il popolo, perciò, fratelli miei, miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia. State fermi in questa maniera nel Signore, o oh carissimi esorto evodia ed esorto ugualmente sintiche ad avere una sola mente nel Signore prego anche te vero compagno sovvieni a queste donne le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera i cui nomi sono nel libro della vita rallegratevi del continuo nel Signore lo ripeto ancora rallegratevi la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. È un messaggio di allegrezza, di gioia cristiana, di giubilo, io direi, vero? Perché? Perché sono parole che non ricorrono nei nostri dialoghi di ogni giorno, nei nostri confronti con la società, ma anche con la cellula familiare. Mancano tante volte queste realtà. Si sono invece affacciate tante tristi realtà, le difficoltà del lavoro, i problemi a volte della salute, i problemi che sono intorno di noi in tante maniere, le malattie, le infermità, eccetera, eccetera. E ovviamente non voglio parlare di queste cose, ma di quelle parole che abbiamo poc'anzi ascoltato, che abbiamo letto e che vogliamo meditare, che sono, e sono realmente il risultato. Di quello che noi chiamiamo la benedizione. Voglio farvi riflettere su questo, perché molti dicono: Signore, benedicimi, Signore, benedicici. Oppure, Signore, benedici. Poi c'è chi dice ti benedico. Non sono proprio d'accordo con quest'ultima parte, perché la benedizione dell'uomo serve a ben poca cosa. Anzi, la Scrittura dice che nessun uomo può né benedire né maledire, è biblico tutto questo. Ma parliamo della benedizione di Dio. Quando uno dice Dio ti benedica, noi stessi molte volte, anzi quasi sempre, nel salutare abbiamo questo saluto sulle nostre labbra, ma non è un saluto da avere a fior di labbra, è un qualcosa che dobbiamo possedere con cognizione di causa, dobbiamo averla realizzata, ricevuta prima nella nostra vita, nel nostro cuore. Come si può far capire che cosa è una benedizione se non sei stato prima benedetto? Scusatemi, è vero? Siete d'accordo? Tanti dicono eh, la benedizione, invece la maledizione poi si conosce bene. A differenza della benedizione, notate che la maledizione si conosce bene perché ogni volta che sono le cose tragiche, cattive, si dice subito maledizione, maledizione. Ma parliamo di benedizione? Perché il nostro Dio è colui che benedice, che dice bene, e quando Lui dice bene di noi, ogni cosa è positiva nella nostra vita. E quando dite benedizione, notate. Questi credenti della Chiesa di Filippi, i filippesi, eh, popolo che abbiamo conosciuto, ricorderete come arrivò la testimonianza a Filippi? Ci arrivò in una maniera che sembrava poco, eh, diciamo, poco positiva, ci arrivò attraverso un imprigionamento dell'Apostolo Paolo di Sila, vero? E ricorderete che poi... In effetti l'opera cominciò non attraverso il governatore della città di Filippi ma attraverso il carceriere perché, perché sulla mezzanotte, devo sempre ricordarlo questo passaggio perché ci rallegra il cuore, perché questa è anche una benedizione che arrivò, che sulla mezzanotte Paolo e Sila cominciarono a cantare nelle carceri sotterranee, immaginatevele con tutti i suoi cancelli e, e la mancanza della luce naturale, forse qualche moccolo, qualche cosa c'era, eh? e cominciarono a cantare, avevano la luce del Signore nel cuore, come si fa a cantare quando c'è la tristezza, eppure i figlioli di Dio hanno la gioia anche quando dovrebbe esserci la tristezza, è vero? Perché? Perché la nostra speranza è eterna. Non abbiamo una speranza limitata a un individuo umano, alla promessa di un essere umano. La nostra speranza è una speranza spirituale. La nostra speranza è certezza, eh? e questa certezza ci porta a dire e a cantare anche un canto che dice questo: Canta se splende il sole, canta se sei nel duolo, ogni dì, ogni giorno, dove siamo. Come dice il cantico? Cantiamo. Sì, cantiamo. Amen. Gloria al Signore. E vediamo che proprio in quella realtà i figliuoli di Dio cominciarono a cantare. E conosciamo anche un altro verso biblico, la parola di Dio è meravigliosa. E più, più la medito, più la leggo, più mi innamoro di questa parola. È vero, cominciarono a cantare in virtù di un verso biblico che oggi possiamo e comprendere ancora meglio, c'è scritto c'è potenza nella lode, è vero, e nel cantare che cosa si manifesta? Quello che loro avevano dentro comincia a manifestarsi fuori di loro, quella potenza che era dentro questi servi di Dio. Questi umili apostoli che non percepivano stipendi, che non viaggiavano in lussuose berline, che non avevano i mezzi di fare i businessmen, questi due servitori di Dio avevano la gioia, la potenza del Signore nel cuore. E quella potenza uscì fuori attraverso il canto, attraverso la loro lode. Cominciarono a cantare degli inni, non sappiamo quale sia stato, non ne conosciamo, ma indubbiamente il contenuto possiamo sempre immaginarlo, perché ogni inno che noi chiamiamo cantico per differenziarlo dalle canzoni, onora, glorifica, innalza, benedice, osanna, il nome, il nome del Signore. Amen. E nel cantare succede qualcosa di particolare. Oh, non credo che sia stato un fenomeno a livello di città, io credo che sia stato a livello locale, cioè di quel locale, di quella prigione, perché dice che... Ci fu un terremoto, conosciamo tutti che cos'è un terremoto, anche se grazie a Dio lo conosciamo relativamente, vero? Abbiamo avuto queste esperienze nell'arco degli anni nelle nostre terre, nella nostra nazione. È un terremoto: in pochi secondi distrugge e fa cadere tutto. Ma questo fu un terremoto che non fece cadere niente di cattivo, non fece precipitare le pareti eh, di quella prigione, ma aprì soltanto i cancelli. Un terremoto che si sviluppò. A livello di cancelle, di lucchetti e di catene, per cui questo terremoto espresse la sua potenza. E non era un terremoto, non era il movimento tellurico, era il terremoto della potenza e della presenza di Dio. Quella presenza e quella potenza che invochiamo ogni giorno al Signore. E gli Apostoli e la primitiva Chiesa era abituata. Se voi leggete i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, dove quando l'Apostolo Pietro e altri andarono per la prima volta davanti al concistore poi furono liberati dalla mano del Signore. Da, eh, sappiamo che la Chiesa pregava e disse: e c'è scritto, che il luogo dove essi si trovavano tremò: tremò per la potenza di Dio. No, la Chiesa silenziosa, molti sono per la Chiesa silenziosa. Io sono per la Chiesa rumorosa, ma non confusionaria. Facciamo bene attenzione perché anche qui c'è da chiarire a molti credenti certe cose. Pensiamo che a volte dobbiamo gridare a squarciagola? Eh, no, no, non è necessario, però non significa nemmeno che dobbiamo zittire come i morti. Non possiamo dire che non possiamo aprire la bocca, dobbiamo sentirci, e sentirci veramente partecipi. Noi in questo momento stiamo dando un culto di lode a Dio. Molti si dicono che io grido, non grido, per me è un parlare più che normale, è amplificato da un microfono, sto predicando, non sto recitando la lezioncina che ho imparato a memoria, sto vivendo quel messaggio che il Signore ha posto per la sua parola nel mio cuore, e cerco di renderlo e di renderlo esternamente nella maniera e nella maniera come abbiamo visto quei servitori nel momento che cantavano, ciò che avevano dentro si manifestò fuori, quella potenza che Dio faceva sentire nel loro cuore. Una potenza che si manifestò poi nella prigione di Filippi, vero? Gloria al nome del Signore. Signore, vogliamo a Tu vedere tutto il nostro stivale scosso dalla potenza della Tua mano. E il terremoto di Dio non distrugge. Il terremoto di Dio distrugge le opere della malvagità, della cattiveria, delle tenebre. Il terremoto di Dio non danneggia. Il terremoto di Dio innalza Dio, glorifica Dio e benedice i figli di Dio. Benedice i figli di Dio. Benedice anche quelli che diventeranno figli di Dio, perché figli di Dio non si nasce ma si diventa, si diventa accettando il dono d'amore di Cristo, accettando Gesù nella propria vita, riconoscendolo unico Signore, unico Salvatore, unico Redentore, unico Re e Lui sta per tornare. Gloria al nome del Signore. Quanto contenuto dottrinale ci sono in queste parole, vero? Io ringrazio il Signore perché posso esprimerle con tutta la tranquillità perché, perché è parola di Dio, è dottrina biblica, gloria al Signore che non teme confronti, non teme confusioni, non teme niente perché è tagliata dritta secondo la volontà del Signore. Questo è almeno lo studio che io pongo alla mia vita e lo fate anche voi, vero? Lo fate anche voi e fare, lo farete anche voi. Gloria al nome del Signore. In questa città qui... Cosa è successo quella notte? Che il carceriere una volta che ha visto che pensava che erano scappati tutti i prigionieri conoscendo le sanzioni che sarebbero state applicate alla sua vita prese una spada stava facendo come fanno i giapponesi no? si stava per suicidare con la spada e sentì la voce di Paolo oh, fermati che fai siamo tutti qua cioè non soltanto loro due erano cadute tutti i lucchetti anche tutti i condannati e se abbiamo a che fare con due cristiani, gli altri certamente non lo erano, e sarebbero dovuti scappare. Ma la potenza di Dio aveva aperto i cancelli materiali, ma non permetteva di uscire fuori da quei cancelli a quelli che non erano assolutamente, diciamo, non erano tenuti ad uscirne. Per cui il carcere, quando vide questo, gli si meravigliò. È un'opera soprannaturale, eh, immaginatevi. Pensate un po' al carcere dell'Ulcerdone, se improvvisamente si aprono i cancelli, dico tanto per dire un carcere, ma ne abbiamo tanti in Italia, anche questi super moderni, super carcere, che improvvisamente si aprono i cancelli. Eh, ma la potenza di Dio voleva manifestarsi proprio in quei luoghi di penitenza. Permettetemi una riflessione, lo meditavo poche sere fa, un notato, forse personalmente non l'ho ancora recepito a fondo, sono onesto davanti a Dio, il significato, o meglio, quanto è importante tutto questo. Ma ho visto che il Signore quante volte ha parlato dei carcerati. Sono uomini che hanno commesso, o uomini e donne, che hanno commesso, chiaramente, hanno commesso delle infrazioni alla legge. Ci sono quelli che ne hanno commesso di quelle più pesanti, quelle più leggere. Però io vedo che il cuore di Cristo non ha mai trascurato. Tanto è vero che, parlando lui mette in risalto coloro che hanno chiamate per i malati, per i carcerati, per queste fasce che ormai l'umanità mette e li mette un pochino, soprattutto i carcerati vengono messi e vengono messi proprio da parte, vero? Perché? Perché? è vero, hanno sbagliato verso la giustizia. Ma quando ce ne sono liberi che non sono carcerati che hanno sbagliato più di quelli che sono dentro le carceri? È il caso di dire chi è senza peccato scagli per primo la pietra, vero? Sì o no? E Il Signore ha a cuore tutto questo. Qualche volta abbiamo la gioia che questo messaggio arriva in qualche carcere, qualche carcerato riceve. Qualcuno ha chiesto a volte la Bibbia. Ha chiesto: Il Signore voglia continuare a benedire anche queste persone che, in quella condizione, possono conoscerlo. Chi egli è? Il carcere di Vipro non era un carcerato, però è quello che viveva la vita da carcerato libero. Perché d'altronde quelli che lavorano internamente hanno anche questa realtà, che vive in un ambiente dove c'è gente che è privata della libertà, ebbene noi vediamo che la vita arriva al carceriere proprio nelle carceri, perché nel dire signori che devo fare per essere salvato, lui capisce che si trova davanti umanamente a due uomini che non direbbero niente, ma ha visto la potenza che Dio ha manifestato attraverso questi due uomini ritenuti niente dagli altri uomini, incarcerati, messi dentro, lui ha potuto vedere, ha potuto sentire la presenza, la potenza di Dio. Ha riconosciuto che quei due erano servitori del Dio altissimo. Alleluia. E allora riconoscendo questo fa la domanda, va subito al sodo, che devo fare per essere salvato? e arriva una risposta che tutti i cristiani i cristiani evangelici pentecostali della vecchia guardia e anche quelli della nuova guardia conoscono vediamo com'è questo verso come come? credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa, la tua famiglia vale questo verso anche per noi? beh, se è scritto la parola di Dio è perché è per l'uso di fede, che ne vogliamo fare ognuno di noi? Ecco come è nata la testimonianza. Non continuo su carceriere, altrimenti mi fermo solo sul carceriere. e Intanto il tempo va avanti e io non avrei modo di poter portare avanti quello che è il messaggio che è nato e sta crescendo nel mio cuore e che vi sto dando in maniera estemporanea. Gloria al nome del Signore. Ebbene, proprio a Filippi, attraverso il carceriere, la famiglia, alcuni soldati, eccetera, eccetera nasce questa testimonianza e nasce una bella comunità, bella, perché bella? Avete sentito che parole ha che usato l'Apostolo? Io vorrei usarle, eh, vorrei usarle per le comunità, la comunità che il Signore mi ha affidato, ma vorrei usarla anche per quella comunità che io non vedo. Sì, perché ci sono tanti credenti, ci sono tante anime, tante persone, che ormai sono decenni, che fanno parte non del locale di culto, fanno parte di questa realtà ministeriale che io ringrazio il Dio che mi ha concesso questo onore di predicare la sua parola. Ci sono tante pecore che non conosciamo in questo locale, però che Dio li conosce e che a me ha dato e ha dato il privilegio di alimentarli, di alimentarli con la sana parola di Dio, con la sua parola. Alleluia! Chissà quante ce ne saranno! Io spero una parte di poterli vedere quando avremo un contenitore più grande. Questo contenitore arriverà presto. Gloria al nome del Signore. Una parte non li potremo mai contenere. Perché adesso non vedete, ormai circa 15-16 anni, no? Che stiamo, stiamo predicando la parola di Dio. Lo stiamo facendo con lo stesso entusiasmo, lo stiamo facendo... Non abbiamo cambiato niente, non cambieremo niente. Non c'è niente da cambiare nella predicazione della parola. C'è da ricevere unzioni, fresche unzioni, affinché questa parola giunga nei cuori come lo Spirito di Dio lo desidera. Amen. E questo noi vogliamo applicarci a questo tipo di studio. E voglio esortare i servitori ancora dell'opera e altri servitori di essere fedeli a questa parola, di tagliarla sempre diretta, di non guardare mai i lati, e i lati economici, i lati di importanza, i lati... Di presunzione e di ambizione, ma di rimanere fedeli alla parola, perché non sono certe le mie parole che possono cambiare il cuore della gente. È la parola di Dio che ha cambiato il mio cuore, che ha cambiato il vostro cuore, e che continua a cambiare tanti cuori alla gloria per l'avanzamento del Regno di Dio in Gesù Cristo, il Signore. Alleluia! Gloria al nome del Signore! Tornando a Filippi, ecco. Questa, i filippesi, questa bella chiesa, guardate che espressioni, espressioni che mi fanno sempre innamorare, ogni volta che ho meditato questo passo e l'ho portato a volte, l'ho sentito da parte del Signore in certe comunità che ogni tanto visito, dice perciò, fratelli miei, fratelli miei cari, desideratissimi, gioia, corona mia, eh, ditemi, ci sono parole più belle di queste? Io credo che... L'Apostolo, e in questo caso Paolo, sta esprimendo un sentimento che viene dal riconoscere una Chiesa santa, una Chiesa fatta di anime, perché la Chiesa è fatta di anime e di anime sincere che hanno un cuore che ardeva, avevano un cuore che ardeva verso il Signore, obbediente alla parola, unita, una Chiesa che faceva di tutto per. Elevare, innalzare e testimoniare il nome tre volte santo di Dio e di Gesù Cristo il Signore. E su questo modello io credo che ci sia in quest'oggi un messaggio che vale per questa comunità, ma vale per tutte le comunità, vale per tutti i gruppi, vale per tutti coloro che fanno parte del corpo mistico di Gesù Cristo il Signore. Amen. Che bello dire queste parole. Fratelli miei cari e desideratissimi, questo io posso assaporare soltanto minimamente tutto questo. Qualche volta che trovo, mi sono trovato all'estero in comunità di origine italiana e io voglio ricordarlo perché in questo momento il ricordo mi viene. L'ultimo viaggio fatto in Australia, nella città di Melbourne. All'aeroporto c'era, posso dire, mezza comunità. Mia moglie, che è presente, si ricorderà di tutto questo. Abbiamo avuto una commozione intensa. Perché? Perché l'amore dei fratelli, io ne parlo e se non mi sto attendo mi commuovo anche in questo momento, perché il ricordo è così fresco che eh, certamente è passato soltanto un anno e se Dio vorrà probabilmente fra qualche altro anno avrò la gioia di rivederli un'altra volta, ma la cosa che mi colpiva e ci colpiva fu questo, senza averci detto niente, ci trovavamo quasi in mezza comunità. Nel grande aeroporto di Melbourne eravamo in partenza, ma quando ho visto quei fratelli e quelle sorelle, gli altri ci guardavano, erano veramente un gruppo sostanzioso che esprimeva amore, gioia, al punto tale che ho detto qui possiamo avere un servizio di culto nell'aeroporto, c'era una comunione e poi si faceva gara per toglierci i vari disturbi del viaggio che già arrivano nel momento del check-in. Eh, conoscete ormai questo termine inglese? Quando si presentano i bagagli e mancava un lucchetto, un fratello è corso a prendere il lucchetto e mancava un'altra cosa e correva un'altra cosa, il peso del bagaglio che è particolarmente insufficiente in quelle zone perché 20 kg per stare un mese a ogni persona sono pochi e hanno fatto di tutto. Io vedevo l'amore di Dio, la gioia, ancora li guardo e li vedo davanti ai miei occhi. E non me li fanno guardare in maniera diversa da voi. Perché? Perché i nostri fratelli, le nostre sorelle, in tutte le parti del mondo, i cristiani, hanno lo stesso spirito, hanno lo spirito di Dio, abbiamo lo spirito di Dio. Il cristiano non è di nome, è di fatto quando agisce, non quando si presenta sotto un certo aspetto. Il cristiano è tale quando è in azione, è in movimento. Il cristianesimo è dinamismo, dinamismo spirituale che viene dalla potenza dello Spirito Santo di Dio. Alleluia! È questo che differenzia il religioso da colui che invece agisce per la fede. Questa è la realtà, questa è la differenza fra il cristianesimo e le altre religioni. Il Dio dell'amore suscita, produce questo sentimento che si chiama come si chiama? A Amore, diciamolo insieme. Amore. E dall'amore che ci portiamo gli uni agli altri, il mondo riconoscerà che siamo figli di Dio. Ecco, queste parole mi fanno capire che Paolo ha potuto vedere in questa comunità di Filippi queste belle qualità. qualità cristiane, genuine, senza apparenza, saranno state anche ruspanti, senza eleganza, ma che hanno tutta la sostanza e che soprattutto in ognuno di noi ci fanno vedere che Gesù è vivente, perché Cristo vive, ma vive nei cuori di coloro che lo hanno accettato come Signore e Salvatore. Alleluia. Gesù è il Signore? Gesù è il Signore? Gesù è il Signore? Remo Cristallo dice che Gesù è l'unico Signore, in senso assoluto, è il Signore della mia vita, della vostra vita, è quello che ha dato veramente il sapore, un senso reale alla vita. E tutti i cristiani che agiscono e che hanno una fede genuina e sincera, che viene dall'insegnamento, dalla parola di Dio, ricevono questa realtà. Individuale, personale, per poi metterla insieme e nella Chiesa la possiamo esprimere in maniera collettiva. Alleluia. Vogliamo dare un gloria a Dio, tutti quanti. Glorifichiamo il Signore. Non stiamo applaudendo un giocatore che fa il suo gol con i suoi miliardi, non stiamo applaudendo la star del cinema o la cantante di successo. No, non stiamo sulla scia di un'emozione a fior di pelle, siamo in quella che è l'emozione spirituale, intima, interiore, che è il movimento dello Spirito nella vita dell'individuo che ci rende polvere elevata al rango di figli di Dio. Gloria al nome del Signore. Ebbene, su questo modello che il Signore vuole che siano tutte le chiese, che ancora il Signore ci dia grazia, e dia grazia a tanti servitori di Dio che hanno il compito di pastorare le chiese, di poter avere le stesse parole dell'Apostolo Paolo. Io li voglio avere per voi, che questa comunità, ancora in questo momento, io voglio avere queste. E notate anche in che maniera egli comincia a citare le persone e le cita solo col nome. Avete notato nella Bibbia difficilmente trovate un cognome o addirittura trovate al posto dei cognomi un soprannome, ma quasi sempre soltanto il nome. Questo è segno di una intimità senza pari. Io gradisco più quando ho intimità con un fratello che dice mi chiama per nome Remo, ma quando dice il fratello Cristallo, sinceramente, dico questo fratello vuol mettere delle differenze fra me e lui. Eh, perché l'esempio è biblico, forse sarà anche soltanto una cultura, una presa di posizione. Eh, quando mi disturba, eh, sono più di un fratello, che a volte abbiamo anche una forte intimità, e parlo non soltanto all'estero, anche in Italia. Io magari lo chiamo per nome e lui mi risponde: il Fratello Cristallo. Sì, io sono il Fratello Cristallo, e di cristallo ci possono essere tante persone in Italia ma diremo cristallo non è facile trovarne un altro perché sono io, personalmente io gloria al Signore e notate com'è bella l'espressione di, di questo passaggio biblico esorto evodia e io credo che l'accento l'abbia pronunciato bene non lo so esorto ugualmente sintiche ad avere una sola mente nel Signore cioè che cosa gli dice? vi esorto ad avere comunione abbiate i stessi pensieri e mi ricordo un altro passaggio biblico: voi avete la mente di Cristo. Bello? Voi avete la mente di Cristo. Per dire dovete avere i pensieri di Cristo. Non potete avere i pensieri che possono avere gli altri, i pensieri di truffare, i pensieri di bluffare, i pensieri di imbrogliare, i pensieri di camuffare. Dobbiamo avere i pensieri di Cristo e i pensieri di Cristo sono pensieri santi. Santi. Amen, gloria al Signore. Abbiate una, stessi pensieri. Egli esorta Evodia, esorta Sintiche e poi dice prego anche te, vero compagno? Eh, lo chiamo compagno, attenzione, niente a che vedere con i partiti. Eh, compagno d'opera viene usato più volte, è una bella espressione per, dice, per dire lavoriamo insieme nel Signore, ci facciamo compagno. Cioè, andiamo insieme. Noi sappiamo che il modello di andare a due a due non è stato inventato in Italia o da nessuno. È Gesù Cristo che li ha messo due a due, vero? Lo troviamo negli Evangeli questo esempio. E ancora qui troviamo, prego, anche te, vero compagno? Sovvieni a queste donne le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente, gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono. Nel libro della vita. Oh, un giorno davanti al trono del Signore vedremo e conosceremo tanti fedeli cristiani e tante cristiane. Beh, lì non ci sarà più sesso. Sappiamo che nel Regno dei Cieli ci sarà un'altra realtà, non ci sarà più sesso. Ma vedete quando si dice anche che la donna e la donna è stata sempre emarginata, vedete che nel cristianesimo la donna ha conosciuto la libertà. La parità, l'eguaglianza. Notate le parole dell'Apostolo Paolo. E qui mi ricordo sempre di una nostra sorella che da tanto tempo non c'è più. Che ce l'aveva con Paolo che diceva che era antifemminista. Non è vero niente. Vedete come innalza queste donne, donne di valore, donne che spiritualmente hanno combattuto con Lui nell'Evangelo. Signore dacci le chiese piene di donne fedeli combattenti per l'Evangelo. Amen. Ma già ce l'abbiamo, io credo, no? Vediamo i fratelli cosa ne dicono, ce l'abbiamo sì o no? Siete convinti sì o no? Che ce ne sono tanti, no? Mi rivolgo alla parte maschile, ovviamente. Le, donne, le sorelle femminili non possono, la parte femminile non possono fare altro che dire amen, automaticamente. Ma sono i fratelli, sì, ci sono ministerialmente, riconosciamo, in tutte le epoche il Signore ha usato uomini e donne. In quelle che sono le realtà della Cina comunista. Quante donne hanno preso il posto di pastore perché gli uomini non ci sono stati, sono stati imprigionati. Oggi non so come vanno le cose. Quanti contrabbandieri e quante contrabbandiere di Dio che sono stati molte volte arrestati per portare semplicemente in regalo la Bibbia e la parola di Dio. Non so, oggi forse c'è più libertà, non seguo molto da vicino l'evoluzione, ma i tempi passati sappiamo e conosciamo certe testimonianze. Ogni epoca il cristianesimo ha avuto uomini fedeli, ma ha avuto anche tante donne fedeli, e lo stesso Gesù nel ministerio terreno ha avuto intorno di sé tante donne fedeli che lo hanno servito, lo hanno aiutato e sono state benedette da Dio. E ritorniamo alla benedizione: cos'è per te la benedizione? Cosa significa la benedizione? Eh? E c'è un detto napoletano che non condivido è carnale. Ha l'apparenza spirituale, ma è carnale. La grazia di Dio, il bene di Dio, frigorifero pieno, portafoglio pieno, la grazia di Dio, la grazia di Dio col denaro, non lo compri. Non la compri col denaro. La benedizione non la compri con le tue offerte, le lemosine, perché la vuoi comprare. Dio ti benedice se il tuo cuore è sincero. Dio ti benedice e ti dà la sua benedizione. Se la sincerità parte dal tuo cuore, ma se lo fai per calcolo, puoi dare anche il tuo corpo a essere arso. Non hai la carità di Dio, c'ho cioè nulla di giova. Primo Corinti capitolo 13. Alleluia! Questa è parola di Dio. Tanta gente fa tante cose, poi una bella lapide, offerto dato, ha avuto già il suo premio, ha finito ogni cosa. Ma noi vogliamo essere fra quelli che un giorno il Signore metterà gli agnelli da una parte, i capretti dall'altra, allora lasciamo stare i capretti, prendiamo gli agnelli, perché il Greggio di Dio è fatto soprattutto, e se ho tanto di agnelli, e dirà, quando io ebbi sete tu mi desti da bere, quando ebbi fame tu mi desti da mangiare, quando fui infermo tu mi hai sostenuto, quando sono stato in prigione tu mi hai visitato. È uscito così, vero? Proprio così? E allora le pecore, quegli agnelli, quelle pecore, risponderanno: Signore, non mi risulta che ho fatto questo nei tuoi riguardi. È umiltà. È onestà, direi ancora di più, è integrità spirituale. Danno queste parole perché? Perché. L'hanno fatto ai loro simili e lo fanno ai loro simili in maniera spontanea, dimenticandosene già, facendoli in maniera spiritualmente naturale. E allora diranno, Signore, quando mai tu avesti sete, io ti diedi da bere, hai fame, ti ho dato da mangiare? E il Signore risponderà dicendo, quando l'hai fatto a uno dei miei minimi, tu l'hai fatto a me. Vogliamo dirlo insieme, quando l'hai fatto ad uno dei miei minimi, tu lo hai fatto a me. Gloria al nome del Signore. Vogliamo dare gloria a Dio? Avertite la presenza di Dio, è parola di Dio. Non è parola d'uomo, è parola di Dio vivente. E questa è la parola che trasforma. E questa è la parola che produce la fede. Quella fede sussistenza di cose che si sperano e non si vedono. Fede che è certezza! Alleluia! Molti vogliono la fede, la vogliono realizzare così, la vogliono trovare per terra, la vogliono raccogliere. Non si raccoglie per terra. Gesù troverà, egli, la fede in terra, ma nei cuori di coloro in cui la fede ci è caduta. Ma la fede non cade sui pavimenti. La fede viene dalla parola e questa parola, la fede, la produce nei cuori, nelle anime, nello spirito di coloro che innalzano, glorifichino il nome del Signore. Alleluia! Vogliamo dare gloria al Signore tutti quanti, anche in fondo alla sala, questa sera, questo giorno, dunque sarà predicata anche questa parola, che il Signore voglia benedire ogni cuore. Ma soprattutto la benedizione viene, questa benedizione che ho detto non è il la, la frigorifero pieno. Grazie, benedizione, vero? Non è il frigorifero pieno. E il cuore pieno della presenza di Dio. Vogliamo dirlo insieme. La benedizione, quella vera, è avere il cuore pieno della presenza di Dio. E quando Dio dice bene di noi, Lui è padrone di tutte le cose. Chi c'è più importante di Lui? Nessuno. Chi c'è più ricco di lui? Nessuno. E anche sulla ricchezza, questo è mio, questo è mio, questo è mio, quante volte l'ho predicato, forse disturberò tanti orecchi, disturberò, ma è la verità, qua nessuno è padrone di niente, è soltanto chi lo usa e chi pensa di averlo, ma qui si lascia tutto perché nudi si nasce. E ancora più nudi, anche se rivestiti di qualche straccio di valore, ma sempre nudi, ce ne andiamo perché quando ce ne andiamo siamo freddi, siamo come il ghiaccio: non c'è più niente nel nostro corpo. Ma quando se ne vanno i cristiani, ah, il sonno dei cristiani è prezioso al Signore. I cristiani se ne vanno nella gloria di Dio, vanno a gioire nel Signore. E oggi pensavo proprio mentre ero in così assorto: pensavo a un fratello che se n'è andato in età non troppo, an troppo anziana. E meditavo proprio questo, a volte vengono certi pensieri. Quando sono stato a vederlo sul suo letto eh, di morte, aveva il sorriso sulle labbra. Ma ne ho visti tanti di cristiani col sorriso sulle labbra. Non una smorfia di dolore, non una smorfia di un sorriso. Io credo che sia stato l'ultimo atto del corpo nel ricevere la gioia della presenza di Dio del vedere qualcosa, del vedere la gloria, nel vedere il Signore, nel vedere gli angeli del Signore. Non lo so, ve lo faccio sapere in seguito, se fosse nelle mie possibilità. Alleluia, gloria al nome del Signore, una Chiesa che cammini col Signore. Fatevi le buone opere, fate le cose che dovete fare, ma dovete farle spontanee, naturali. Molti diranno che siete, siamo delle persone... Eh, non voglio usare l'espressione perché è un po' volgare, bruttina, ma noi lo facciamo con sincerità di cuore, lo facciamo con senso di responsabilità, lo facciamo e lo vogliamo fare alla gloria, alla gloria, alla gloria di Dio, alleluia! E voglio continuare questa meditazione che sicuramente avremo da dirci ancora qualche cosa abbiamo già esaurito quasi tre quarti del nostro tempo ma vedete dopo tutte queste cose il verso continua rallegratevi del continuo nel Signore lo ripeto ancora rallegratevi mi sembra di vederlo l'Apostolo Paolo che incita rallegratevi il mondo direbbe ma che cosa dobbiamo rallegrarci che troviamo tutti guai adesso abbiamo anche la atipica è eh, che dobbiamo rallegrarci che c'è da rallegrarci che c'è il terrorismo eh, le guerre ancora non finisce niente perché poi questo è il tempo che eh, nazioni contro nazioni che c'è da rallegrarci che c'è da rallegrarci dell'aumento dell'aumento di tutte le cose Ogni tanto abbiamo la bella notizia, l'energia aumenta, la luce aumenta, quell'altro aumenta, 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 i salari non aumentano mai. Eh, I nostri politici pare che fanno a gara di accusarsi l'uno con l'altro. Non hanno ancora capito che ancora il bene della nazione viene da avere anche degli accordi. No, eh, si cerca solo eh, se potessi dire qualcosa a loro direttamente, ma non lo so. Dico soltanto questa piccola cosa e lo dico nell'amore e nel rispetto. Di che possiamo rallegrarci fuori? Popolo cristiano, popolo del Signore, popolo che amate Dio, cosa possiamo rallegrarci? Però l'Apostolo dice: rallegratevi nel Signore, cioè rallegratevi nella vostra fede, rallegratevi perché avete vinto il mondo, avete vinto il peccato perché al di là che il mondo vi reputa più che spazzatura, voi siete preziosi agli occhi di Dio. Perché voi avete ricevuto la luce di Dio, l'amore di Dio, la grazia, il perdono e il vostro nome insieme a quello degli altri è stato scritto ed è scritto nel libro della vita. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen. Rallegratevi nel Signore. Che vi devo dire? Cominciamo la settimana. Se io penso già a tutto quello che devo fare e a quanti nodi bisogna nodini da sciogliere, non potrei rallegrarmi. Dovrei cominciare a turbarmi. E il turbamento cerca di colpirci, no? Proprio con la preoccupazione, proprio con quello che c'è da fare, proprio con le difficoltà che ci sono anche quando non ci dovrebbero essere. questa è l'opera che fa il maligno e lo fa attraverso uno strumento che ha creato tramite i romani, la burocrazia. La burocrazia è uno strumento di Satana. Fa perdere solo tempo, fa perdere risorse e fa venire meno tante persone. Ce le abbiamo rallegrare di questo, no? Ci rallegreremo dell'aiuto di Dio. Ci rallegreremo della forza di Dio, ci rallegreremo della presenza di Dio, ci rallegreremo della mano di Dio, ci rallegreremo della vittoria in Cristo Gesù, ci rallegreremo di aver vinto il mondo, il Satana e il peccato, perché nel nome di Gesù abbiamo anche la facoltà di, di calpestare serpenti e scorpioni, e in senso spirituale naturalmente, vero? Amen. Rallegratevi nel Signore. È l'anno del sorriso, no? Per noi è l'anno del sorriso. E dove sa questi sorrisi? Vedete eh? quanta serietà fratelli? Vedete quanta serietà? Vedo quanta severità. Eh? Rallegratevi nel Signore. Eh, I vostri conti, le vostre situazioni. Fate, siate buoni amministratori di voi stessi e poi confidate in Dio. Le tasse le pagherà, le pagherete voi. il Signore, vi darà la forza di pagare. Le pagheremo insieme. Eh? Ma rallegriamoci nel Signore. Ralleghiamoci per la fede, ralleghiamoci per la sua parola, rallegriamoci perché Egli è fedele. Amen. È sempre stato fedele. Lui non è mai cambiato. Lui è lo stesso. Ieri, continuate. E laggiù in fondo, è in eterno. Gloria al nome del Signore. È una parola che vuole esortarci, vuole ravvivarci. Certamente non sarà la mia voce, il timbro della mia voce. Ma ricevetela perché è parola di Dio vivente. Ma la parola di Paolo, l'ha scritta Paolo? L'ha scritta l'apostolo Paolo? Ma è parola di Dio, parola dello Spirito Santo che è Dio. Alleluia. E veniamo, forse qualche fratello in questa condizione, forse qualche amico. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino, ma c'è un verso il sei che particolarmente mi richiama. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento. Ed è un passaggio che trova conferma anche in Matteo 6:25. Non siate con ansietà solleciti Da giovane si è sempre solleciti. Io mi chiamavo il napoletano frettella mi piacevano vedere le cose subito non, ho cambiato, non è cambiata molto la mia natura però nel Signore oggi so attendere so che c'è un tempo di Dio per certe cose però so che bisogna aspettare certi tempi oggi avrei anche più ragione di essere frettoloso perché anche la mia età sta camminando sta avanzando frettolosamente ma non dobbiamo essere in ansietà solleciti cioè Dio conosce la nostra età. l'importante è che noi notifichiamo a Dio, delle nostre preghiere, ciò che, di cui abbiamo bisogno. Ma quando mi a quel passo che troviamo nell'Antico Testamento, che prima che tu mi hai fatto la tua richiesta io già ti ho esaudito, perché lui la vuole soltanto come, diciamo, forse formalità, no, come atto di ubbidienza, atto di umiltà. Ma Dio conosce i miei bisogni, i vostri bisogni, li conosce, no? Dio conosce ogni cosa di noi. Siamo le formichine nella mano di Dio. Dio conosce la realtà di ognuno di noi. E la mano di Dio è così grande, noi siamo così piccoli. Lui ci contiene tutti quanti nel palmo della sua mano, al centro della sua mano. Tutti i milioni eh, di individui che sono in Italia e tutti quelli che sono ancora i grossi numeri del mondo. Gloria al Signore. Soprattutto egli guarda i suoi figli, perché i suoi figli hanno uno sguardo verso di lui. Amen. Non siate con ansietà. Che faccio? Che farò? Come farò? Come risolverò? Che succederà? Ce la farò? Quando mi sono sposato avevo il mio, il mio stipendio statale di sergente dell'aeronautica era di circa 90.000 lire al mese. Se mi avessi fatto i calcoli non mi sarei sposato. Con i debiti che avevo, con la casa che dovevo pagare e con le spese di una macchina che avevo non ce l'avrei mai fatta. E di fatto, all'inizio non ce la facevo neanche. C'era un salumiere che ogni tanto mi faceva un po' di credito. Abbiamo sempre onorato il credito. Ma il Dio ci ha sempre benedetto. Ci ha sempre benedetto e continua a benedirci. Continua a benedirci. Eh? Signore, benedici i miei fratelli e le mie sorelle. Che la benedizione del Signore sia su tutti quanti voi. Anche su voi, su questi amici che ci seguono, sui fratelli che ci seguono. Eh? Non, la nostra trasmissione, qualcuno mi chiede a volte. Parlaci del purgatorio, parlaci di questo. Non è una trasmissione per polemizzare dottrinalmente. Noi predichiamo la parola di Cristo e se dovrò parlare del purgatorio, parlerò del purgatorio. Ma voglio parlare del paradiso, voglio parlare della vita eterna, ancora più bello, perché il sangue di Gesù è quello che ci purifica da ogni peccato. Amen. E così faccio contento anche una telefonata ricevuta da vine extremis che mi chiedeva di parlare del purgatorio. Se tu credi ancora ai millenni da spendere. Per scambiare l'anima tua, fallo pure. Io so che la parola mi dice: Che io sarò con Gesù perché il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. E ogni giorno il sangue di Gesù mi lava, mi purifica. Ogni giorno ci lava, ci purifica, diciamolo forte: Ci lava, ci purifica da ogni peccato. Gloria al nome del Signore. Sto per concludere, devo concludere, ma questa parola eh, mi avrebbe portato molto più lontano ancora. Perché c'è una realtà molto bella, non siamo ansiosi, rivolgiamo a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Quando preghiamo sappiamo per fede che Dio ci darà, vero o no? Qualunque cosa chiedi. Nel nome mio Egli te lo darà. Se vi accordate, due o tre di voi riceverete. Quante promesse ci sono? E quando noi facciamo una richiesta al Signore dobbiamo dire, io ti chiedo questo, ti chiedo quest'altro che sia sempre nella volontà di Dio. Perché se chiedi di vincere il totocalcio, è inutile che preghi. Se tu chiedi di poter far morire il vicino perché ti è antipatico, eh, stai commettendo peccato davanti al Signore. È chiaro. Io parlo a uomini e donne che sanno come si fa la volontà di Dio, che sanno perdonare i nemici, le cattivazioni, eccetera, eccetera. Altrimenti è inutile che pregate, non serve a niente, ma quando preghiamo nella volontà del Signore dobbiamo dire grazie Signore, perché se non riceviamo subito riceveremo quello che abbiamo chiesto, sì o no? Amen? Amen? Siete proprio convinti? Siete proprio convinti? Certamente non vi ho convinti io, ci ha convinti tutti la parola di Dio. Amen, gloria al Signore. Per cui, fratelli cari, nella conclusione c'è scritto che la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo. Amen, ci sta custodendo Lui. Io non ho un angelo custode, c ho tanti angeli intorno di me, non ne ho uno solo. Non è stato condannato a venirmi dietro tutta la vita per vedere che cosa combino. E la parola di Dio dice che gli angeli sono accampati intorno di noi. Angeli ministratori, la Bibbia lo dice, non lo dico io, la Bibbia. Angeli ministratori che umilmente al servizio del Signore messo a disposizione dei figli e delle figlie di Dio. Lo sapevate? Lo sapevate, vero? Chi non lo sapeva l'ha saputo. Gloria al Signore. Angeli che sono accampati intorno di noi e tutto quello che abbiamo bisogno, loro ci una volta anche le pratiche. Mi ricordo sempre nell'antica realtà eh, governativa che un giorno andai in un grande istituto di previdenza nazionale e andavo a chiedere la mia, la mia domanda. Una domanda riguardava una realtà della mia pensione. Mi disse il funzionario, è nella caverna del nostro archivio. È in verità che vi parlo. Mi disse, è nella caverna del nostro archivio. Signore, manda un po' di angeli in questa caverna, disse. Beh, ci sono arrivati, volete sapere se ci sono arrivati gli angeli? Ah, io credo di sì, perché ringrazio il Signore in un certo qual modo. Non so in quella caverna se avessero qualche altro documento nascosto, però alla fine sono passati tanti anni, non mi interessa nemmeno più. Gloria al Signore, alleluia. Concludo veramente. Quanto al rimanente, fratelli, mi rivolgo un po' a tutti quanti, fratelli e anche le sorelle, quanto a rimanente fratelli, quanto a quello che rimane di quello che fino a questo abbiamo detto: tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, di buona testimonianza, se vi è qualche virtù. Se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Avete recepito queste ultime frasi? Io vi consiglio di rileggerle nell'intimità della vostra stanza o della vostra casa. E poi il verso 9, quelle cose che avete imparato, ricevuto, e udite da me, e vedute in me, fatele. E il Dio della pace, e il Dio della pace, vogliamo dirlo insieme. E il Dio della pace, e il Dio della pace sarà con tutti voi. E voi rispondete? Vogliamo alzarci all'impiede, vogliamo chinare il nostro capo. Gloria, gloria al nome del Signore. Vogliamo presentare al Signore prima e io spero che non se ne vanno fratelli in questo momento. È un momento molto delicato, intimo della preghiera. Dobbiamo pregare per quelli che non sono qui, la prima cosa. Vogliamo in questo momento chiudere i nostri occhi e rivolgere una preghiera senza formalità, ma sincera. Soprattutto per coloro che ci hanno seguito da lontano. Poi pregheremo per quelli che sono qui in sala. Amen? Siamo pronti? Chiniamo il nostro capo. Padre Santo, Padre Giusto, Padre Buono. Veniamo a te nel nome di Gesù. E ti ringraziamo ancora una volta perché sicuramente la tua benedizione ha riempito tutta la nostra vita. La tua parola è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. E certamente questa parola non è andata e non andrà via, ma rimarrà e rimane in quello che è lo stomaco spirituale del nostro spirito. Padre, ti preghiamo per quanti hanno ricevuto questo messaggio, che possono averne ricevuto conforto. Che possono averne ricevuto chiarificazione, che abbiano in questo momento esercitato e stiano esercitando quella fede che viene da questa parola. Signore, esaudisci i bisogni di quanti in questo momento ti stanno chiedendo: Signore, aiutami, abbi pietà di me, manifestati. Signore, esaudiscimi e stanno anche ringraziando, stanno dicendo: Grazie, Signore. Noi ti ringraziamo, ti lodiamo, Padre. Benedici tutti i nostri telespettatori, benedici quanti ricevono questa parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.